Guardi, sono psichiatra, sono psicoanalista e insegno alla Sapienza all'Università di Roma. Sono la dottoressa Anna Giulia Curti, sono psicologa e psicoterapeuta e faccio parte del comitato scientifico di Casa della Psicologia dell'Ordine degli Psicologi Lombardo. Direi che approvare il DDL Zan era un'occasione importante di civiltà, di dignità e lasciatemi usare questa espressione di cura del mondo, per dimostrare che anche una legge può medicare le ferite, come più volte ho detto. Penso che sia un'occasione persa, diciamo, per almeno tre motivi principali. In primo luogo, il fatto di poter prendere sul serio la necessità di tutelare una minoranza, quella sessuale, ma anche quella delle disabilità, che decenni di ricerca ci dicono, in un modo che ormai è inequivocabile, essere delle minoranze a rischio sia sul piano dell'incolumità fisica che su quello ovviamente della sofferenza psicosociale. Secondariamente è un'occasione persa per trasmettere sul piano simbolico, che quindi deve essere veicolato ovviamente dal riconoscimento giuridico, il messaggio che lo Stato italiano, le istituzioni italiane nel loro insieme prendono una posizione senza se e senza ma rispetto a qualsiasi forma di denigrazione, svalutazione, minaccia o ovviamente addirittura violenza verso queste persone. Ogni attacco a quel nucleo delicato di corpo e di psiche che fa di noi quello che siamo apre una ferita. Questa ferita può essere causata dall'omofobia, dalla transfobia, ma anche dall'ignoranza e dalla maleducazione. E infine, non meno importante, è un'occasione persa per allinearci alle tutele e alla legislazione di praticamente tutto il resto della comunità europea rispetto a cui siamo in un ritardo, ormai imbarazzante, ecco. Ecco, la proposta di legge Zan era un modo per occuparsi di queste ferite, insomma, era un modo di fare del nostro paese un paese migliore e questa occasione è stata perduta.